Ecco, cari amici che ci seguite, oggi siamo in un alveo di un torrente che sfocia verso il lago di Varese, da delle colline, e parliamo ancora, giustamente, del pianeta Nibiru. Pianeta Nibiru che conosciamo. Però, che succede? È giusto che le cose si sappiano in maniera diretta. Indirettamente, cosa succede? Se le cose si sanno perché è logico dover sapere, però si può partire da un qualcosa che si nega e dover sapere delle cose. Invece, quando si è certi della presenza nel sistema solare di Nibiru, del pianeta Nibiru, ecco che c'è anche la certezza di ciò che si ascolta. Ed ecco, per esempio, qui abbiamo praticamente ho fatto delle ricerche su un bunker negli Stati Uniti. E adesso, in questo momento, ve le propongo alla maniera giornalistica e metto così. Farò questo video un po' alla maniera così. Benissimo, è organizzato. Perché? Perché ho fatto delle ricerche. Quindi il video parte da una ricerca. Come sapete, io giudico così, quale prove hai, quale non prove non hai. Allora, io sono certo di questa cosa, che i bunker non sono certamente sicuri come si replica. Ci sono degli errori di progettazione in alcuni bunker, adesso vi spiego. Bunker naturalmente sotterraneo, il bunker è un posto sotterraneo dove ci si può andare a salvare nel caso ci sia bisogno, per situazioni varie. Allora, praticamente ci sono dei bunker con errori di progettazione. Praticamente sottoterra hanno fatto come delle navi, come se fossero delle navi, e quindi con tutte le parti che servono. Nella parte sottostante, proprio la parte bassa del bunker, mettono dove c'è appunto l'acqua, la parte dell'acqua che può servire per l'acqua, e la parte anche elettrica. Cosa immaginate, cari amici? Che nel momento di un terremoto, un sisma, queste due parti poi può capitare qualcosa. Allora, se convergono, in che senso? Acqua, elettricità. Succede chiaramente da una parte un blackout a tutto il sistema, quindi a tutto il bunker. Dall'altra parte succede che l'acqua chiaramente non è più potabile. Non è più potabile, perché tutti i sistemi elettrici, ciò che hanno, va poi a confluire nell'acqua. Quindi pure acqua non potabile. Allora un bunker che potrebbe essere utilizzato per chissà quanto tempo diventa inutilizzabile in pochi giorni. E questo è la realtà dei fatti. Non solo. Siccome questi bunker hanno dei sistemi che hanno questa sicurezza, diciamo, che non si può uscire se non tramite dei codici, delle cose molto particolari, quindi tutto chiuso, non è che si può uscire quando si vuole, vedete? E quindi cosa succede? Che col blackout si rimane anche chiusi dentro. Normalmente sappiamo che i bunker hanno due uscite, però se tutte le due uscite possono essere bloccate, come fare? Il bunker 78 in California, negli Stati Uniti d'America. Partiamo da quello, perché è un bunker da dove sono iniziati i progetti per altri bunker. Allora, adesso vi dirò dove si trova, per questo qua, perché è lunga,
Allora me lo sono segnato, la ricerca che ho fatto. Però chiaramente, quindi bisogna sapere perché poi da dove poter uscire nel caso. Allora io ho pensato, ecco, c'è un passaggio dell'acqua comunque, e guardate, vedete che è il destino è qui. C'è un passaggio dell'acqua, in questo passaggio tramite la condotta dell'acqua si potrebbe anche uscire in caso di blackout. In realtà c'è una condotta dell'acqua per motivi di sicurezza, però non si riesce a farla, a utilizzarla poi per gli scopi umani, no? Quindi non per le persone dentro, però c'è questa condotta. Chiaramente bisognerà segretare più anche che stanno all'interno del bunker, vorranno vivere all'interno del bunker, quindi bisognerebbe uscire da questa condotta dell'acqua. È uno studio. Quindi sappiate così, verso l'alto la condottura dell'acqua. Vi dico dove si trova il bunker 78 in California, negli Stati Uniti. Prima di questo, io volendo potrei montarlo con un'altra parte in inglese. Io ho pensato tanto, quindi qualcosa dirò in inglese. Ciò che non riesco a dire in inglese lo dirò in italiano, cioè dirò in inglese, in italiano, con una piccola versione in inglese e poi in italiano. Quindi il bunker 78 si trova sulla strada statale 78 a fianco. Lo coprono praticamente sotto una duna, perché siamo nel deserto, in California c'è anche il deserto. E infatti 10 km a sud di Borrego Spring, nel parco nazionale del deserto Anza Borrego, sulla strada situata tra Ocotillo Wills a est e Shisher Crossing a ovest. Ok? A 40 km a ovest dal lago Salton. Entrata a 2 km a ovest sotto la sabbia ghiaia del deserto, evidentemente da questa strada statale, no? Io ho visto, mi sono interessato. Sotto la sabbia ghiaia del deserto, sotto una duna, in California. A 30 metri a sud dalla strada, ecco, nascosto al di là di una duna, sotto una duna, perché quando entrano poi coprono, tanto fanno scendere la sabbia, coprono. A 110 km est da San Diego, in California, quindi è abbastanza dettagliato il tutto. E me ne sono assolutamente accorto, ho studiato bene la cosa. Quindi, guarda caso, destino vuole che questo video lo continueremo sempre ai bordi dei fiumi, e vi ho detto il bunker 78 USA, USA, è in California, benissimo. Gennaro Gelmini, oggi inizialmente questa parte di video in italiano viene fatta il 19 di febbraio 2017, domenica, iniziamo così, e poi magari la costeremo, metteremo in fila dopo la parte in inglese, vediamo. Allora, benissimo, siamo qua al fiume che scende dalle colline verso il lago. Lì c'è una piccola palude, quindi era impossibile andare, ma evidentemente proprio il nostro video doveva essere girato, doveva essere fatto a fianco dei fiumi, benissimo, questo fiume, questo corrente. E quindi, tornando a noi, Nibiru, sappiamo cosa provoca, non scontrerà contro il pianeta Terra, però ormai nel 2017, quindi quest'anno, c'è perielio, il punto più vicino al Sole, e quindi il pianeta Nibiru transiterà tra i pianeti Marte e Giove, questo da sapere, quindi non attaccate alla Terra, no, però l'influsso gravitazionale che questo pianeta comporta
provoca l'aumento dei terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, tornado, tifoni, frane, tutti questi eventi qui sul pianeta Terra. E vari eventi, è simili a questo, anche onde anomale, quindi anche tsunami, onde sul, con i terremoti, con tutto quanto, anche cadute meteoriche, anche cadute di meteoriti. Difatti le meteore che tanto si racconta, si parla, alla fin fine provengono dalla cosiddetta coda del drago, la coda del pianeta, perché questo pianeta ha un'orbita di 3600 anni e chiaramente porta con sé, che siano detriti, che siano satelliti, porta con sé degli oggetti spaziali. E questo è da sapere, noi lo sappiamo. Nella primavera 2017, quindi da marzo, nella primavera del 2017, ci sarà di nuovo questo aumento della sismicità, dei terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, cadute meteoriche, poi con la primavera. Ed è utile sapere, qua si dice, ma cosa? Le cose vanno dette. Io sono di quelle persone che decide che le cose vanno dette. Certamente, come ho detto all'inizio del video, di questa parte in italiano, mi piacerebbe anche avere sempre un contatto diretto con chi queste cose le conosce appunto in maniera diretta. Qui abbiamo il nostro scritto. E mi piacerebbe parlarci con chi conosce in maniera diretta. Perché? Perché parlare con chi conosce indirettamente certe cose si parte sempre da un fatto che possa non crederci. Allora, può non crederci, oppure ci crede però per conto suo e non ha delle prove. Allora va a cercare le prove, magari non ne trova, così come al solito. Allora che succede? Chi è certo come me può sapere delle cose, ma come si fa a parlare apertamente a chi poi non ci crede alle cose? Occorre anche parlare con chi ci crede direttamente, perché sa realmente che il pianeta Nibiru esiste. A me piacerebbe, anzi, dovremmo organizzarci, io mi rivolgo a chi conosce il pianeta Nibiru direttamente, perché la conoscenza che ho io del pianeta Nibiru chiaramente andrebbe anche, perché se io dico una cosa a uno, pianeta Nibiru così, bene, però se si supera, ma nel senso buono, nel senso non buono, nel senso doveroso, dobbiamo superare la semplicità di dire il pianeta Nibiru c'è, proprio con queste cose. Si va oltre nella conoscenza, si sanno certe cose, però certe cose vanno riferite a chi le conosce, ha già una conoscenza base. Io non voglio togliere niente a nessuno, semplicemente se a uno che ha la conoscenza base gli riferisci che il pianeta Nibiru ti puoi aprire di più. Se non si ha una conoscenza base, chiaramente del pianeta Nibiru, chiaramente se già lì dicono vabbè, esisterà perché lo dice Gennaro Gelmini, e già lì è difficile. Poi dopo subentrano altre situazioni più complicate da sapersi, che dovrà sapersi, allora però il dovere di dover divulgare certe cose si scontra con un fatto della difficoltà oggettiva di doverlo divulgare, e questo è molto importante. Bene. E, cari amici, la mia idea la conoscete, io prediligo evitare di entrare nei bunker, perché d'altronde quando si sta comunque fuori, anche al riparo certamente,
riparo però fuori sulla terra, si è comunque liberi di potersi spostare dove ci sia più bisogno. Mentre invece in un luogo chiuso sottoterra non ci si sposta come si vorrebbe, un po' come sulla ghiaia qua del fiume, accettolato, perché in definitiva oggi sono un po' così, ma evidentemente occorreva fare un video sul fiume. Gennaro Gelmini, 19 febbraio 2017, domenica, vi porto a vedere un po' la zona, faccio vedere un po'. E quindi il mio consiglio: evitate i bunker se possibile, fuori riparatevi certamente da qualche parte, però appunto fuori avrete più motivo di movimento, riuscirete a muovervi con più destrezza, non chiudendovi invece in un bunker dove si è tappati lì, chiaramente. Io preferisco sempre così, successivamente ci si muove come adesso le persone che fanno footing, così si muove. Bene, continuiamo. Torrente. Torrente che continua di là. Qua torrente anche da questa parte. Io vedete la mia borsa. Io, siccome poi vado a piedi, alla fin fine ne ho usate diverse di borse, perché ce n'è sempre da... Sono salito da di qua. Questo è il torrente. Vediamo con la macchina da presa se riusciamo a salire lo stesso. Ecco, perché un braccio lo uso per le riprese, con due braccia salivo meglio. Bel torrentello. Vedete, metà giornata, non c'era ancora il vento. Adesso, finita la metà giornata, inizieremo a sentire il vento, e però invece intanto abbiamo fatto il più. E siamo qui, in questa parte di video in italiano, siamo ad Azzate, dietro la Madonna della Neve. È un santuario votivo, e siamo venuti qua perché praticamente qua anche inizia la parte sud del lago di Varese, e praticamente una volta si ghiacciava d'inverno, passavano con i cavalli nel Medioevo e dopo si rendevano conto che era un lago ghiacciato. Di là c'è la palude. E quindi cosa succedeva? Poi, a onore dei santi, edificavano le chiesette. Così.
in aereo. Bene, cari amici, in questa parte di video in italiano, 19 febbraio 2017, domenica, Gennaro Gelmini, e da Gennaro Gelmini un saluto. Ripensate ciò che vi ho detto, i luoghi di cui vi ho parlato, i progetti appunto dei bunker hanno delle complicanze. Progetti dei bunker, e quindi il progetto mio invece è stare sulla terra, non sotto la terra, stare sopra la terra e non sotto la terra. Gennaro Gelmini, 19 febbraio 2017, domenica, un saluto dai torrenti che entrano nel lago di Varese, che ci siamo anche un po' impaludati.